Essere accoglienti nelle Marche non sarà più un problema. Grazie ai nostri tutorial. Oggi parliamo di... Come accogliere un... Uè, milanese nelle Marche. Tac! Benvenuti! Pochi passi, ma importanti da seguire. Partiamo! Quando un milanese va in vacanza, il dove non ha importanza, il chi è relativo, il perché non rientra nei suoi criteri di valutazione. Quello che conta è il come. Il milanese in vacanza vuole solo rilassarsi e per farlo adotta una strategia che solo il milanese conosce. Stressare il prossimo suo come se stesso, ma con i modi di chi non vuole essere invadente, apparentemente. La prima cosa da fare è rendersi disponibili. Al bar o al ristorante, il milanese comincia a picchiettare sul tavolo mediamente 30 secondi dopo aver fatto l'ordinazione, che per il cameriere marchigiano medio equivale al tempo di attivazione della corteccia primaria tra l'area destinata ad attivare il riconoscimento vocale in lingua italiana e quella che serve a ricordarsi che, oltre alla U, ci sono altre 4 vocali. Uè bambi, allora vorrei un caffettino schiumato, tiepido e simpatico. Tac! Cosa molto importante con un turista milanese è essere smart, user friendly e technical addict. Pratici, poche chiacchiere. Amichevoli, mezzi parenti e tecnicamente preparati. Almeno il diploma della terza media. Allora, se la bicicletta è questa, da prendere in affitto, mi pare che va bene. Però attenzione, le ruote sono gonfie bene? I pedali mi girano? La catena è oliata? Non è che il cambio poi dopo mi crea dei problemi, però perdonami una cosa, dimmi una cosa, ma con queste borse qua che faccio? Consegno le pizze a domicilio? Tac! Cosa fondamentale con un milanese è servirlo velocemente, a discapito di un romano o un piemontese, ma anche un marchigiano stesso, che non si arrabbia mai, al massimo borbotta. Sicuramente avrete notato che il marchigiano è molto abile a fare tutto da solo. Ma siamo nel 2021. Beh, cazzo, non sarà ora di iniziare a collaborare un pochino? Uè, dai, ti aspetto fuori, portami la bici che parto alla grande. Il milanese ama parlare di noi a Milano, fino al sanguinamento di entrambi i padiglioni auricolari dell'interlocutore, nota come otorragia. Uè, figa, noi a Milano facciamo, noi a Milano prepariamo, noi a Milano corriamo, ma soprattutto noi a Milano briefiamo. Neologismo nato dall'inglese briefing, che grosso modo in italiano significa dare informazioni a chi non capisce un cazzo. Beh, figa, quanto son bello qui in darsena, dai. Tac, che selfie. Va, me l'ha data. Va, riesco, non funziona mai, gorbo sta tecnologia, guarda proprio. Altro aspetto molto importante con un milanese è non cercare mai di risolvere un problema. Loro sono maghi nel problem solving. Se gli date la possibilità, verrete seppelliti dalle loro capacità. Uè, ma che c'è? Un problema qui? Beh, siete fortunati perché a me mi chiamano Wolf, risolvo i problemi. Ehi, piccolo nerd, qual è il problema tuo? È di fare una ricarica? Qui scarico l'app e tac, ricarica fatta, guarda un po'. E qui la bella marchigiana, marchigianella, che problema ha? Ma che non mi riconosci, sono la barista di prima, devo pagare l'acqua, la bolletta, sto coso. E allora scarico l'app e tac, l'acqua è pagata, hai capito? Tac, è fatto in un attimo. Porco se sei sverdo. Cos'è questo, slang inglese? No, sono di passo le treia. Passo le treia? Oh mia bella madunina!
Il milanese ama fare tutto in velocità, incluso riposare. Per cui niente programmi del tipo andiamo alla Madonna dell'Ambro a distenderci un po', oppure andiamo a Numana a camminare sulla sabbia che fa bene per le vene varicose, oppure le grotte di Frassassi, bellissime. Che altro? Potremmo Ma andare va a cagare, va a pirla! Il luogo non fa differenza. Il turista milanese, anche quando si riposa, cerca il dinamismo. Lo stress, ma sotto forma di scelta personale. Per cui è bene proporgli attività in volata della durata massima di 5 minuti. Uè, figa, Urbino è bella, però forse un po' troppa cultura, no? Va bene il Raffaello, va bene i Leopardi, però sai com'è, io sul divano di casa, maglietta 46, vai Valentino, no? Uè, figa, tutte le opere di Pergolesi e Rossini, e che facciamo, un altro lockdown? Su. La Macerata Loreto? Sì, però senza imprecare, very difficult. Tac! Ricapitolando, per accogliere un milanese nelle Marche, ricordatevi queste regole.